Dorothea Ellen Puente. I giornali l'hanno battezzata The House Landlady, la padrona di casa della morte. Dorothea Puente, arrestata all'età di 59 anni, dopo che nel giardino della sua pensione a Sacramento erano stati ritrovati 7 corpi, è stata una delle più prolifiche serial killer femminili. Le sono stati attribuiti dai 9 ai 15 omicidi, ma si sospetta che fossero molti di più. Con il suo aspetto rassicurante, la sua chioma bianca e gli abiti floreali, si guadagnava la fiducia delle vittime, per poi avvelenarle. Il suo nome completo era Dorothea Ellen Gray, prese il cognome Puente dal terzo marito. Americana, nata il 9 gennaio 1929 e morta il 27 marzo 2011. Uccise nell'arco del tempo, compreso fra il 1982 e il 1988, fra le 9 e le 15 persone. Nasce a San Bernardino nel 1929. I suoi genitori non sono un esempio di rettitudine. La madre è una prostituta alcolizzata, il padre un veterano della Prima Guerra Mondiale, malato di tisi e alcolizzato. La sua infanzia è infarcita di violenza, viene infatti maltrattata e spesso lasciata sola e senza cibo. Suo padre arriva a minacciare di uccidersi di fronte a lei, puntandosi una pistola alle tempie. Il padre morirà di tisi nel 1933. 2 anni dopo morirà anche sua madre e lei si troverà a 6 anni orfana. Inizialmente fu mandata in orfanotrofio, dove venne picchiata e violentata. Poi venne accolta a Fresno da alcuni parenti. In orfanotrofio si manifesta la sua attitudine alla menzogna. Inizierà a raccontare di essere nata in Messico e di avere 17 fratelli. Fuggirà a 16 anni per sposare un reduce della Seconda Guerra Mondiale, che però morirà di infarto 2 anni dopo. O almeno questo le racconterà, perché semplicemente l'uomo deciderà di abbandonarla. Nel 1952 sposa Axel Johnson, 14 anni di matrimonio violento. Incontra poi Roberto Puente, un uomo di 19 anni più giovane di lei. Questo matrimonio durerà solo 2 anni. Dalle relazioni ebbe 2 figli che non tenne. Dorothea non si sentiva affatto tagliata a fare la mamma. Da questo momento, la vita della Puente sarà caratterizzata da una serie di frodi e menzogne. Proverà a falsificare assegni e documenti per sopravvivere. Per questo verrà arrestata e condannata svariate volte. Nel 1952 creerà una falsa identità, Teja Singoalla Nejarda, mentre è sposata con Axel Johnson. Userà questa identità per frequentare altri uomini e derubarli. Nel 1960 viene arrestata per il possesso e la gestione di un bordello e condannata a 90 giorni da scontare nel carcere di Sacramento. I suoi crimini diventeranno sempre più illegali in una inesorabile escalation di violenza e crudeltà. Dal divorzio con Roberto Puente ottiene una casa a 3 piani e 16 stanze al 2100 di F Street a Sacramento, California. Lì decide di aprire una casa di cura per senza tetto e indigenti. Tra gli assistenti sociali si fa una buona reputazione in quanto si occupa dei casi più difficili. In realtà la Puente punta solo ai loro segni di invalidità, che incassa falsificando le loro firme. Durante questo periodo arriva a cambiare la sua immagine pubblica in quella di una rispettabile matrona più anziana, indossando abiti vintage, grandi occhiali da nonna e lasciando che i suoi capelli diventassero grigi. Si è anche affermata come membro rispettato della comunità ispanica di Sacramento, finanziando enti di beneficenza, borse di studio e programmi radiofonici. Alla fine incontrò e sposò Pedro Angel Montalvo, anche se Montalvo lasciò bruscamente la relazione solo una settimana dopo il matrimonio. Nel 1978 fu scoperta ad aver falsificato e incassato illegalmente 34 assegni e fu condannata a 5 anni di libertà vigilata e a una multa di $4,000. Dopo aver scontato la pena, riprende la sua attività. Agli occhi degli altri è una donna per bene, altruista, non solo con gli umani, occupandosi delle persone ombra abbandonate da tutti, ma anche con gli animali.
si occupa infatti di una colonia felina. Nel 1981 la Puente inizia ad affittare un appartamento al piano superiore della sua abitazione, al 1426 di F Street. I 9 omicidi di cui è stata accusata nel 1990 e stata condannata nel 1993 per 3 di essi, erano associati a questo appartamento al piano superiore e non alla sua precedente pensione di 16 stanze. La sua prima vittima fu l'amica e socia di affari Ruth Monroe, 61 anni, che nel 1982 iniziò a occupare la famosa stanza. Morì poco dopo per un'overdose di codeina e Tylenol. Interrogata, la Puente disse che la donna soffriva di depressione a causa della malattia terminale del marito. Non vi era motivo per non crederle, e tutto sarebbe finito se non fosse che un pensionato di 74 anni, tal Malcolm McKenzie, la accusò poco dopo di averlo drogato e derubato. Da queste accuse e altre 3 accuse simili, venne condannata a 5 anni di carcere, ne scontò solo 3. In carcere iniziò una corrispondenza amorosa col 77enne Everson Gilmot, con cui andò a vivere al suo rilascio al 1426 di F Street. La follia della Puente era inarrestabile. Nel 1985 assunse il tuttofare Ismael Florence per dei lavori nella sua abitazione. Gli chiese di costruire una cassa delle misure specifiche, 6 piedi per 3 piedi per 2 piedi, e poi gli chiese di trasportare la cassa e gettarla nella contea di Shatter, nel fiume. La cassa era piena e stranamente pesante. Quella cassa fu ritrovata nel gennaio del 1986 da un pescatore e dentro fu trovato un cadavere di un uomo anziano mal decomposto. Non sarebbe stato identificato come Everson Gilmot per altri 3 anni. Nel frattempo Dorotea riscuoteva la pensione di Everson, che stranamente malato non comunicava più col mondo esterno. Puente ha continuato ad accettare inquilini anziani, accettando casi difficili, inclusi tossicodipendenti e inquilini abusivi. Raccoglieva la posta mensile degli inquilini prima che la vedessero e pagava loro gli stipendi, intascando il resto per le spese. Durante questo periodo, gli agenti per la libertà vigilata sono andati a visitare la Puente, a cui era stato ordinato di stare lontano dagli anziani almeno 15 volte nella residenza. Non sono mai state rilevate violazioni. I sospetti sono stati suscitati per la prima volta quando i vicini hanno notato le strane attività di un alcolizzato senza tetto, noto solo come Capo, che la Puente ha dichiarato di aver adottato e reso il suo tuttofare personale. Puente fece scavare il capo nel seminterrato e arare il terreno e gettare via i rifiuti in una carriola. All'epoca il piano interrato era coperto da una soletta di cemento. Il capo in seguito ha abbattuto un garage nel cortile sul retro e ha installato una nuova lastra di cemento. Poco dopo aver terminato i lavori, il capo è scomparso. La scomparsa di Alvaro Montoya mise le forze dell'ordine in allarme. Egli era un uomo schizofrenico disabile che risiedeva nella pensione della Puente. John Cabrera, agente di polizia, andò a curiosare nell'appartamento della morte in F Street. Non trovò nulla, ma notò che nel giardino antistante al patio il terreno era smosso. Così iniziò a scavare e poco dopo trovò un cadavere umano sepolto neanche troppo in profondità. L'indomani, a setacciare il giardino della signora dei capelli bianchi, c'era una squadra di antropologi forensi. Furono trovati 7 cadaveri nel terreno. La Puente ovviamente venne sospettata e messa sotto sorveglianza, ma inspiegabilmente le fu concesso di andare a prendere un caffè all'hotel vicino. La scaltra Dorotea fuggì a Los Angeles. Lì, in un bar, cercò di arretire l'ennesimo pensionato, che però la riconobbe, dato che oramai tutti i notiziari parlavano di lei, e avvisò le autorità. Fu processata nel 1992 e il processo durò un anno. Il pubblico ministero John O'Mara chiamò a testimoniare oltre 130 testimoni. Portò varie prove che dimostravano che le vittime venivano sedate e poi soffocate nel sonno o avvelenate col cibo. Dimostrò che l'accusata
aveva assunto ex detenuti per scavare le buche in giardino e seppellire le vittime. La giuria ci mise un mese a deliberare. Non era affatto facile capire come quella dolce vecchietta potesse aver fatto tutto quello di cui era accusata. Oltretutto, la difesa portò molti testimoni che dimostrarono quel lato dolce e gentile della donna che lei si era premunerata di far trapelare di sé. Riuscirono anche a far intervenire la figlia perduta da tempo. Intervennero anche esperti di salute mentale che testimoniarono che il fatto che la Puente avesse avuto un'infanzia altamente abusiva l'avesse spinta in età adulta ad aiutare i meno fortunati. Gli stessi però furono d'accordo nell'ammettere che la donna avesse un lato malvagio causato dallo stress del prendersi cura dei meno abbienti. Il caso era complicato e la delibera molto lontana. Dopo diversi giorni di deliberazioni, la giuria era bloccata 7-5. Il giudice Michael J. Virga dichiarò l'annullamento del processo quando la giuria affermò che ulteriori delibere non avrebbero portato a un cambio della situazione. Secondo la legge, Puente ricevette l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. È stata incarcerata presso la Central Californian Women's Facilities nella contea di Madera, in California. Per il resto della sua vita ha continuato ad affermare la sua innocenza e ha insistito che tutti i suoi inquilini erano morti per cause naturali. Morì nel 2011 a 82 anni per cause naturali. In carcere scriverà in collaborazione con l'artista controverso Shane Bugbee un libro, Cooking with a Serial Killer, un libro contenente ben 50 ricette, un libro che lascia un sapore piuttosto aspro in bocca. Alcune recensioni. Dorothea Puente è stata accusata di molte cose. Essere una pessima cuoca non lo è. Ogni cena con Dorothea era come la cena del ringraziamento. Si ritiene che la casa di Dorothea possa essere posseduta dagli spiriti delle sue vittime. Alcuni inquilini hanno persino affermato che il suo spirito li perseguitasse, portando a un'indagine di Ghost Adventures. Il 22 ottobre del 2016, la casa appare in un episodio di Travel Channel's Paranormal Series, Ghost Adventures. Di conseguenza a questa indagine si è arrivati a pensare che la Puente potesse aver ucciso più di 15 persone. I detrattori dello spettacolo probabilmente castigherebbero l'indagine come sciocca, come qualsiasi altra cosa su cui indagano i cosiddetti esperti paranormali. Allo stesso tempo, i veri credenti si troveranno senza dubbio spaventati dalla notizia che la loro indagine ha effettivamente prodotto risultati, facendo credere agli investigatori che Dorothea abbia avuto ancora più vittime di quanto la polizia attualmente sappia. Uno dei cacciatori di fantasmi, Zach Bagans, credeva addirittura che queste forze invisibili lo avessero momentaneamente paralizzato. Realtà? Fiction? Non si sa. Questa storia in fondo è già abbastanza straziante, anche senza il suo aspetto soprannaturale.